fatto personale. E il fatto personale dice, devo sommariamente accennarvi che cosa consiste il fatto e poi si valuterà se io possa o meno procedere in una brevissima mia volontà. Alla fine dell'ultimo consiglio del 26 giugno discutono ancora le ragioni, il sindaco ha avuto una reazione veemente, forte nei miei confronti, che credo abbia leso la mia persona e soprattutto anche il consiglio e la funzione di un consigliere comunale. Una reazione che io reputo spropositata e fuori da quello che dovrebbe essere invece il canone di quest'area. A questo punto io, perché lei ha proferito parole durissime, non solo nei miei confronti, ma addirittura anche con organi superiori che hanno in altre sedi, e di questo non ne parlo, hanno assunto delle decisioni. Io le chiedo, sindaco, visto che lei ha anche parlato aspramente nei confronti di organismi importanti, superiori, che invece tutelano le leggi italiane, se lei è qui intenzionata a chiedere scusa o se lei invece non confermi quelle parole che ha detto, se addirittura non valuti invece la possibilità di un gesto eclatante, che può essere addirittura quello delle sue dimissioni di fronte a un attacco che io ho subito ingiustamente. Grazie. Io credo che i lavori del Consiglio erano conclusi. I lavori del Consiglio erano conclusi. Il Consiglio era sciolto. E quello che è avvenuto, quello che è avvenuto, lo sappiamo. Se qui si scioglie il Consiglio, poi usciamo fuori e facciamo un po' storia. Per cui, a mio giudizio, non è una questione di giudizio. Siccome il regolamento dice, se il Presidente non lo ravvisi, sarà interpellato il Consiglio e deciderà di alzare di mano senza alcuna discussione, io procedo per alzare di mano a capire se il Consiglio sussiste o non sussiste. Vorrei precisare, Presidente, che questo non è successo a forma. Tante volte noi ci dicono, poi vi chiarirete, vi risponderete, cioè io devo... Poi io la domanda non posso al Consiglio. Perché voglio dire, io sono tenuto a far rispettare le regole. Tante volte, anche nella sede del Comune, non mi dice, c'è poco di altro. Succede, può succedere, non si manca nulla. Il Consiglio è concluso, per cui per me non c'è una questione di fatto personale da discutere sul Consiglio. Chiedo al Consiglio di esprimersi, chi la pensa come me, per alzato di mano, vota sì. Chi la pensa contro di me, per alzato di mano, vota no. Allora, chi la pensa come me ed è favorevole con il mio pensiero. Chi non la pensa come me ed è contrario al mio pensiero. Ovviamente con la motivazione che il sindaco stava per rispondere, lei...